parcheggiato qua a San Marino. Adesso andiamo a vedere San Marino. Ah, ecco qua il Museo della Curiosità. Incredibile, ragazzi, il Museo della Curiosità. Andremo a vedere io e Cristian il Museo della Curiosità. Ecco, adesso entriamo al Museo della Curiosità. Questo è l'uomo più grosso del mondo, 639 kg. Allora siamo al Museo della Curiosità. Qui abbiamo la donna più piccola del mondo. È una donna di 30 centimetri, è una olandese, nata il 26 febbraio del 1876. All'età di 9 anni misurava 55 centimetri, poi è morta. E qui abbiamo Robert, l'uomo più alto del mondo. Questo signore qua è nato il 22 febbraio del 1918. Vedi, è morto al 15 luglio del 1940. Questo è l'uomo più alto del mondo. Quant'è la sua altezza? 2,72 m. Siamo al Museo della Curiosità con Christian. Quando Luigi XVI salì al trono nel 1774, queste erano le acconciature femminili. Erano così, enormi. Sopra si portavano su tutte cose strane. Era qua. Barche, roba. Ecco qua il famoso inglese Ernie, che ha il 96% della sua superficie del suo corpo esterno pieno di tatuaggi. E qui abbiamo delle incredibili delle nascite. C'è stata una donna che ha vissuto nella sua vita 27 parti, ha fatto 16 gemellari e 7 trigemini e 4 quadrigemini. Madonna, una donna che ha partorito un casino di volte, 69 volte ha partorito questa donna qui. E questo qua invece che è un famoso Marocco dell'Ismail, che ebbe diverse mogli, e questo uomo ha fatto 525 figli, di cui, guardate qua, 342 femmine. Ecco, questo Marocco, padre di oltre 1000 volte. La feconda bene, sto qua. Questi erano i vasi di anote che avevano regalato alle mogli. Ed ecco qua, il neonato più grande del mondo. Pesa 10 kg e 200 grammi. È stato partorito ad Aversa, in Italia, nel 1955. Il suo peso è circa 3 volte superiore a quello di un neonato normale. Pensate, 10 kg. E qua abbiamo le unghie più lunghe, 343 centimetri, guardate qua. Le unghie, la mano sinistra di un indiano che è nato nel 1937. Mamma mia, che unghie che ha fatto venire questo qui. E questo è il granchio più grande del mondo, che è stato trovato in Giappone. Pesava 18 kg e 600 grammi. Guardate che granchio. Ed ecco qua la famosissima, la donna della vita più stretta, 33 centimetri. Questa donna è una ballerina e la sua vita, la sua stretta era di 33 centimetri. Mamma mia. E questo era l'uomo invece più grande. No, 33 centimetri. La perdita più veloce del peso, questo qua era un olandese di 187 kg, pesava 262 kg, a 85 kg in soli 22 mesi, che ha dato così tanto peso. È stata la perdita del peso più veloce. Peso più veloce, madonna. È un altro record, vedi? Questo uomo è riuscito a stare per 185 giorni in equilibrio su un filo. Pensate voi. Ed ecco qua i capelli più lunghi. È un indiano, probabilmente aveva qualche problema, 792 cm di lunghezza. Ma pensano che sia dovuto a un problema
ormonale, in quanto il capello naturale può raggiungere una lunghezza che oscilla tra i 100 e i 150 cm. Questo qua ha dei problemi attorno al corpo, si muove liberamente, aveva dei problemi a muoversi. Guarda qua, fa tutti i suoi capelli lunghi. Questo indiano, vedete queste qua, anche i baffi più lunghi. Era un signore della Svezia. La famosa vasca da bagno, eccola qua. Questa era una vasca da bagno. Così erano le vasche da bagno una volta. Pensate voi, arricchite per le figure, com'era la famosa vasca da bagno. Incredibile ma vero, guardate dove era il cervello. Beh, gli uomini regalì il cervello, la testa. I dinosauri, che ha un piccolo cervello qua. Guarda, confronto con allora, quegli uomini è grandissimo il cervello. Guarda quel dinosauro che piccolo che aveva. Guarda che cervello piccolo. Che aveva il cervello molto piccolo i dinosauri rispetto all'uomo. Pensa a sto chi che era un monaco, San Simeone, era giovane allora perché ha vissuto la solubilità degli ultimi 45 anni in Grecia, si è pressuta la pietra. Ma guardati. Adesso questo è falso, con cui ha trovato una pepita più grande del mondo, pesava 214 kg, l'ha trovata in Australia. La pepita conteneva 99 kg di oro.